per questo evento bellissimo. Allora, niente, noi abbiamo scelto Salerno, è brutto dire abbiamo scelto, abbiamo tutti lo staff, la Nazionale Artisti Italiana, in collaborazione ovviamente con l'immenso lavoro che sta facendo qua il mio fianco, il direttore Angelo Fabiani della Salernitana, che ringrazio anticipatamente. E che cosa dire? Abbiamo scelto quindi Salerno per il 15 gennaio 2017 alle ore 15, questo evento totalmente a scopo benefico. Ci sarà chiaramente anche Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che riceverà l'incasso. Ci saranno moltissime celebrità del mondo dello spettacolo, del calcio, attori, cantanti e quant'altro. Amatrice in questo momento ha bisogno, secondo me, di aiuto, non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della, cioè, secondo me, della solidarietà a livello di morale e quant'altro. È una cittadina che quindi fa parte del nostro paese, quindi voglio dire, siamo in prima linea noi della Nazionale Artisti Italiana per far sì che abbiano un aiuto consistente. Sono Raffaele della Rocca, direttore artistico della Nazionale Italiana di Calcio. Ringrazio lo staff della Salernitana che ci ha permesso tutto questo e tutti gli artisti che hanno aderito subito a questo evento. Qua abbiamo anche Vincenzo Pirozzi, attore e regista di Un posto al sole, di Un mondo della serie, che adesso ve lo presento. Se vedete Pirozzi ci spiega pure il ruolo con cui giocherà. Lo spiegavo prima, ahimè non posso partecipare in campo come calciatore perché c'ho legamenti rotti per una partita in precedenza, però con l'anima e col cuore in prima linea sono qui oggi, onore mio essere simbolo a nome di tutti gli attori, gli artisti che faranno parte a questo evento fondamentale, perché è un evento fondamentale, essere solidari con l'Amatrice. Ed è simbolicamente un grosso abbraccio per tenere l'Italia unita ed è il primo, spero e credo, di una manifestazione che poi si terrà in lunga data. E niente, credo di aver detto tutto. Ahimè, mi dispiace. Per le radio, per il web, per oggi proprio un appello all'acquisto del video. Sì, infatti. Facci un piccolo spot per. Però diciamo, mi dispiace per i miei colleghi che affronteranno le vecchie glorie della Salernitana, che poi sono. Ho letto che c'è Michele, ho letto addirittura Ciro Ferrara, non so se è il Ciro Ferrara che noi tutti conosciamo. Però comunque. È un omonimo. Però comunque è un calciatore. E quindi, ahimè, per i miei colleghi che c'è Gattuso, quindi dovranno affrontare sportivamente questi personaggi grossi. Il mio appello è quello di, ecco, mi riallaccio al discorso che facevo prima, quello di essere solidali, perché è importante una manifestazione del genere per far sì che l'Italia sia un tutt'uno per Amatrice, quindi acquistate biglietti, venite in tanti allo stadio e facciamo sentire la nostra voce. Un ringraziamento particolare, perché se questa manifestazione, se questa gara di solidarietà avrà modo di esistere, di svolgersi a Salerno, lo si deve innanzitutto all'amministrazione comunale di Salerno, al sindaco, all'assessore, a tutta la giunta e successivamente ai tifosi. Quando mi è stato detto che si poteva fare questa partita da parte della Presidente della Nazionale Artisti, la prima cosa che ho fatto è quella di parlare con i vari gruppi di tifosi organizzati, Salvatore Oviglia, Antonio Carmando, Nino Caputo, Pagliarulo, Santoro, i quali fin da subito hanno dato la massima disponibilità, per cui da questo punto di vista
abbiamo avuto un'ulteriore conferma di quello che è la gente di Salerno, quello che è Salerno, la comunità. Per cui ci siamo subito attivati, adoperati. Ho chiamato il mio amico Clemente Rispoli, il quale senza battere ciglio ha inteso sponsorizzare questa manifestazione con la sua azienda del Sud, e come Rispoli tanti altri. Ringrazio anche il presidente della ONLUS, questa associazione a cui andranno i soldi che poi saranno girati al comune di Amatrice. Ma come dire, oltre a questo fatto locale forte della cittadinanza di Salerno, dei cittadini, dei tifosi, dell'amministrazione e delle altre forze anche imprenditoriali di Salerno, ho registrato una massiccia adesione da parte delle vecchie glorie della Salernità, da Gattuso a Strada, da Pudini, che addirittura sta cercando di posticipare una gara di campionato perché vuole esserci a tutti i costi. Pensate un po', ha fatto una richiesta formale al comitato Marche per essere presente, a Chimenti, a Breda e a tanti altri. Dobbiamo ringraziare Gian Piero Ventura, il tecnico della nazionale, che pur di non mancare a questo appuntamento verrà a trascorrere il suo 2014 proprio qui nella zona di Salerno per non mancare a questo appuntamento. Devo ringraziare anche la federazione che ha permesso a Ventura di essere presente, e allo stesso Tirozzi, Sergio Tirozzi, che credo avete sentito in qualche intervento, in qualche intervista, ha detto proprio che starà presente. La cosa più commovente che ho colto da Tirozzi è che metterà la maglia della Salernitana in questo museo che andranno a costruire in Madrid. Questo credo che per Salerno, per tutte le forze politiche, per tutti i tifosi, può e deve rappresentare un motivo d'orgoglio. Salerno la definirei la capitale d'Italia da un punto di vista della solidarietà. Per cui mi perdonerete se ho omesso di citare qualcuno, ma quando dico tutti indistintamente, grazie veramente a tutti indistintamente. Essere qui a presenziare a questa conferenza stampa per questa partita. Sono doppiamente contento di essere qui e di poter stare il 15 gennaio alla partita per Amatrice. Uno, perché da calciatore della Salernitana è sempre bello tornare in campo dopo un po' di anni per uno scopo così importante di questa portata, per aiutare un popolo che comunque ha vissuto dei momenti e sta vivendo tutt'oggi dei momenti brutti. Non c'è bisogno da Salernitano, non c'è bisogno di fare appelli ad andare allo stadio, perché sono convinto, come già è successo in altre circostanze, che la tifoseria della Salernitana ha un grandissimo cuore ed è generosissima, quindi sono convinto che anche il 15 saranno in tantissimi allo stadio per questo scopo, come già hanno fatto, vedo qualche esponente, in passato per il piccolo Giovannino Procentese, per Armandino e per nell'ultimo periodo per il piccolo Francesco. Sono convinto che la città di Salerno, gli sportivi, gli ultras e i tifosi risponderanno in massa a questa partita Innanzitutto vi ringrazio per averci coinvolto in questa iniziativa. Il direttore sportivo Fabiani ha voluto anche la collaborazione, come è giusto,
dei gruppi delle tifoserie. Qui abbiamo, io volevo qui anche Salvatore Righe, che è un tifoso storico, c'è Mino Caputo che rappresenta i gruppi ultra, ma mai sola. Comunque abbiamo, diciamo, acquistato e ci siamo presi l'impegno personalmente ogni club di fare come punto vendita nella zona dove c'è la sede del club. Abbiamo distribuito pure, come diceva prima Gianluca, nei club in provincia, c'è Anglio, Ogliastro, Modena, e l'invito è quello, come tifosi, di stare tutti uniti, specialmente in questa occasione, perché ne vale di una cosa molto importante. Questi ragazzi, questo popolo che sta vivendo un momento particolare, è giusto che lo sport, specialmente la tifoseria di Salerno, che in questa occasione non è sempre presente. Quindi invito tutti i gruppi a essere uniti in quell'occasione per questa iniziativa. Grazie a voi. Io ho voluto... Sì, io mi presento, sono Luigi Durante, vabbè, mi conoscono tutti. Vabbè. Io sono come Berlusconi. Comunque, anche se non mi conoscono come nome e cognome, ho una figura mastodontica, elefantesca. Quando mi vedono, comunque parlano di me, e di questo ne sono orgoglioso. Ma la cosa più bella è che sono nato a Salerno. Salerno, la parola Salerno vuol dire grande cuore, vuol dire essere generosi, essere altruisti, fare sempre del bene e cercare sempre di aiutare chiunque ha bisogno. Quindi sono orgoglioso, sono veramente fiero di portare questa nomea. Forza Salerno in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Grazie agli ultras che fanno tanto per noi, grazie ai club associati. Però in un unico cappello esiste solo la parola Salerno. Grazie ragazzi e forza Granata. Grazie a nome dell'amministrazione, grazie a nome del sindaco che non c'è, ma è come se ci fosse, grazie da parte mia particolarmente a diversi titoli. Il primo ringraziamento è Angelo Fabiani. In questa manifestazione, e non voglio restringere i doveri, sei stato bravissimo, perché con grande sobrietà, con grande attenzione, ha cercato di dirimere un po' tutte le problematiche che c'erano, e non erano poche. E ci siamo riusciti anche in maniera forte insieme. Noi per quanto è possibile siamo stati disponibilissimi a tutto, anche dal punto di vista personale, come staff, abbiamo fatto tantissimo. Tra l'altro voglio ringraziare Alfonso Sandalo, che come dire, è la marcia operativa sempre del nostro assessorato, dei nostri impianti, e grazie a lui queste cose avvengono. Noi ci siamo come amministrazione. Come amministrazione la prima cosa che mi fa piacere sottolineare, lo dico al direttore, lo dico agli amici della tifoseria, con i quali sono cresciuto, insomma, Ciro, Salvatore, mi hanno fatto tirare le orecchie quanto mio padre, più o meno, quindi sanno bene di che cosa sto parlando. Ci sono tutti i capogruppo consiliari di un po' tutte le forze politiche del Comune. Quindi significa che l'amministrazione comunale di Salerno, sia della maggioranza che dell'opposizione, c'è e sarà parte integrante della manifestazione. Questa è una vicenda nella quale non esiste maggioranza, non esiste opposizione, esiste soltanto Salerno, i colori di Salerno, i colori della nostra città, e credo che qualcuno di noi, qualcuno di loro si prenderà anche l'impegno di diventare anche sportello vendita biglietti. Facciamo anche questa forzatura istituzionale, perché l'amministrazione comunale di Salerno deve partecipare in massa. Ho nominato Salvatore, ho nominato Ciro, c'è Massimo di là, tento di nascondersi vino dietro i miei colleghi consiglieri, non ci riesce bene, insomma, c'è il microfono della curva, c'è tutto quello che c'è la miscela giusta affinché la storia di Salerno, la storia dei tifosi, la storia della curva sud siberiana, tra l'altro proprio l'altro giorno è stato il compleanno di Italia. C'è la nostra storia, e la nostra storia, direttore, è una storia fatta di appartenenza. E quando ci sono queste cose, noi come tifosi, come città, ci siamo sempre. Ci siamo sempre. Io stamattina mi sono svegliato e venendo alla conferenza stampa ho visto che giornataccia c'era e ho pensato che tempo c'era la matrice. Ho detto, oh Madonna, ho detto, pensa a questi poveri veramente sfortunati, amici nostri, come sono messi male stamattina. Immagina, se a Montella è tutto bloccato, immagina la matrice che cosa sarà succedendo stamattina. E allora ho detto, dobbiamo
spingere ancora qualcosa in più, dobbiamo fare qualcosa in più anche come amministrazione, ci dobbiamo sforzare di più, perché questa è un po' la nostra partita, è la partita della Salerno che è presente, della Salerno che vuole bene alle persone che sono in difficoltà, della Salerno che sa essere coesa quando è il momento di essere coesi. Per questo il mio appello è uno, che ci sia una grande manifestazione, una grande partecipazione di pubblico, perché poi, voglio dire, io sarò emozionato al vedere Ringhio, Gattuso o Chimenti, il capitano, ahimè, lo vediamo troppo spesso, quindi insomma, ci ha abituato un po' per la sua presenza. Mi farà piacere vedere, avrò l'onore, insomma, di conoscere, di vedere l'allenatore della Nazionale, ma la partita la deve vincere Salerno. Alla fine la vinceranno gli spettatori sugli spalti, la vinceranno i biglietti venduti e la vincerà il contributo che riusciremo a dare alla Amatrice. Quella sarà la vera vittoria. Tu sei stato bravissimo a creare uno strumento fondamentale affinché questa cosa avvenga. Ora le condizioni ci sono tutte quante affinché Salerno dia una risposta fortissima, fortissima, sotto questo punto di vista. Io sono certo che dal microfono di Nino alla Sala Pinza, all'attenzione spasmodica di persone come Salvatore, come Cina, hanno saputo dare storicamente alla nostra tifoseria, arriverà un appello a tutti e tutto affinché ci siano tutti quanti in massa allo stadio. Questo è quello che dobbiamo fare. Per il resto, ovviamente, grazie anche agli organi di stampa, ai quali chiedo uno sforzo maggiore rispetto a quello che avete di solito. Per 7-8 giorni tirateci un po' meno le orecchie su altre cose e dateci una mano in più a pubblicizzare questo evento e a trascinare la gente allo stadio, perché secondo me questa è una bella partita che dobbiamo vincere insieme. Grazie. Le sedi dei bar, dei caffè Oro Nero, le sedi del gruppo i supermercati Te Gruppo Meda, Barilton e i club, ovviamente le sedi dei club organizzati, quindi centro coordinamento, club Maisola, Salerno Club 2010, Orgoglio Salernitano, c'era gli Astro Granata e club di Angri, ovviamente anche e i gruppi ultra, ovviamente. Il collega Gianluca Labbiase, che è capo della comunicazione.